problema è sempre lo stesso, ogni anno. Tutte le volte che mi viene voglia di fare un giro in moto, mi rendo conto che perdo un sacco di tempo nella ricerca in rete di giretti alternativi. E puntualmente, dopo aver passato diverso tempo tra mappe, siti e social, finisco sempre per commettere lo stesso errore: girare su percorsi che già conosco. Grazie ai ragazzi di BMW Motor, da diversi anni ho l'opportunità di testare i nuovi modelli in uscita. Quest'anno però ho pensato, in questa serie, di condividere con voi gli itinerari più carini, divertenti, panoramici e interessanti. Le mie personalissime Beautiful Roads. Per l'itinerario di questo episodio ho deciso di portarvi, restando in Lombardia, nella provincia bergamasca, a raggiungere la bellezza dei passi alpini della zona e godere della versatilità della media cilindrata del mio F900R. Partendo da Dalmine, ho costeggiato il fiume Brembo e percorso la strada statale 470. Non fatevi intimorire dal traffico cittadino e proseguite, una volta superata Piazza Brembana, in direzione Olmo al Brembo, nello specifico la SP1. Incrociato il comune di Mezzoldo e i suoi 162 abitanti, preparatevi ad una vera e propria trasformazione del panorama intorno a voi. Ma soprattutto, iniziate a sorridere dentro il casco all'idea che dovrete affrontare ben 13 tornanti che vi porteranno dagli 800 ai quasi 2000 metri del Passo San Marco. L'aria diventerà sempre più fresca e ad un certo punto vi sembrerà davvero di toccare il cielo con un dito. Vi è piaciuto questo episodio? E allora condividete questo video con le vostre amiche e i vostri amici centauri. Come? Due metodi. Taggateli qui sotto se state guardando questo video su Instagram. Oppure premete il tasto condividi se state guardando questo video su Facebook. Avete anche voi le vostre Beautiful Roads? Non state a lamentarvi. Qui sotto nei commenti aspetto le vostre segnalazioni e magari la prossima volta farò proprio la strada che mi indicherete voi. Oh, mi raccomando, vi aspetto alla prossima. Buona strada, viaggiatori!